di scegliere. Salve a tutti, salve ragazzi, buona festa del cespuglio. Saluto voi seguitori di GameStrip, anche perché oggi come al solito sono assieme a quei casinisti. Ovvero oggi Kairos. Salve ragazzi. Ulk93. Bella gente. Samuel. Salve. E soprattutto Matteus, perché io sono Briotera. Ave. Allora, come possiamo vedere, siamo usciti dall'ascensore. Allora, Daniele, devi stare attento perché lo so che lo sai già perché hai finito tantissime volte questo gioco e sei un grande fan della serie. Però devi stare attento che ci sono delle guardie qua fuori. Le devi ammazzare tutte quante. Ma spammano granate! Ah! Ah! Headshot! Headshot! Sì, comunque. Allora devi ammazzare. Un terremoto! Devi ammazzare. Mettetevi al riparo, scappate! È un terremoto! Spacchiamo le cromature! Comunque. Porco Dio, che casino! Ma comunque io sono un grande esperto di armi e ti consiglio di usare il revolver. Perché gli fa fuori. Ma usalo a colpo, li trovo ovunque nel gioco! Lo so che sei un figo tremendo e non hai bisogno di alcun consiglio perché hai un cazzo enorme. Però usi il revolver perché è più efficace con le persone a lungo raggio, eh. Con le persone a lungo raggio! Allora, Angela, gira, sali le scale, bravo. Ehi! Ok, cosa succede? Proiettili! Proiettili! Cazzo! Ecco. Sì, vabbè, Oh, cazzo, questo! Sì! Penetrano le pareti! Allora, prendi la vita. Lo so che lo sei già, però esci fuori e stai attento. Allora, devi correre! Devi andare a gira a sinistra. Ammazza la gente! Ammazzali! Cazzo, bravo, ammazza, uccidilo che... bravo, ecco. Scendi, ce l'hai fatta. Carri! Ce l'hai fatta! Ok, non devi più uscire. Mi sento molto Matteus in questo momento, per quanto sono bravo. Sì, infatti, confermo, anche se Briotero è così figo che non c'è bisogno. Ora tira fuori il revolver. Bravo, bravo. Perché rompi le scatole? Perché rompere le scatole? Allora, attento che una trappola, ne escono due di qua. Non usare la pistolicchia! Non serve proprio. Mi spara dal cazzo! Ma cosa succede? È morto da coglione proprio. Oh, cazzo. Cioè, ma che nabbo, stai attento, ti consiglio di salvare comunque. Sì. F6. Bravo. F. Bravo. F. Oh, ma chi mi spara? Chi è? Dimmelo! Non lo vedo. È da sopra, secondo me è da sopra. I miei devi fare un raid. Sì, quello che ammazza le zanzare. Stai prendendo il nudo. Vedi che là. Non lo vedo! Dentro di te mi pare ovvio, no? Dove cazzo è? Continuo a non vederlo! Dietro mi pare ovvio! Giuro che non lo vedo! Allora, ti paro il culo! Sì, ma vabbè, comunque. Che Dov'è? È sopra a destra, porca miseria. Non lo vedo, giuro. È sopra a destra. Comunque, girati, cazzo. Ma anche da esce, girati. Può darsi che la pace pure, Un glitch. Io non lo vedo. Sei caduto. Oh. Vabbè. Ma comunque devi entrare. Ma hai un solo di vita. Ho uno di vita, ma perché? Culo. Non fare come hai fatto la scorsa puntata che hai salvato come un coglione. Addio. Sicuro? C'è Slenderman. No, lo faccio. No! Ora ci sarà bisogno che ti paro il culo, perché tu sei un nabbo e io sono un pro. Ovviamente. Aspettando il caricamento. Caricamento. È come quando il caricamento. Caricamento. Oh raga, dobbiamo cantare la cavalcata delle Valchirie. Ovvio, ah, ecco, ce l'ha fatta. Okay. I riflessi! Comunque. Le cromature. Lo zangello Zippo, porca puttana. Infatti. Non ci sono rimasto male. Zippo Rules. Rules. Aiuto. Vabbè, questo li puoi sparare con l'MP5.
Vabbè, ma perché lo sanno tutti che la pistola e l'MP5 hanno tutte e due munizioni da 9 mm, cioè. Oh cazzo! Mi sento tanto briotera. Sì, sì, io sono briotera, perdonatemi. Ma tu sei briotera. È vero, ovvio, ovviamente. Quanto sei briotera. L'unico inimitabile, direi, poi del resto. Generalmente questi lavori di... Ti consiglierei anche di chiudere la torcia con F. Non per altro, perché mi stai stonando la gente. Non ci sono, meno male. Ok, non puoi. Come non ci sono le pile? Che cazzo hai preso per il culo? Fai gli headshot agli headcrab. Hanno solo la testa, è difficile fare diversamente. Effettivamente. Scusatemi. Oh, Valve. La Valve. 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 La Valve. Che Valve, Valve. No, la Valve è canonica oramai. Valve, abbiamo sentito. Uè, tira una chaff di MGS, presto. Purtroppo non siamo dotati di questa apparecchiatura. Aspetta, il console. Ragazzi, c'è veramente. Oh. Cioè, Briotera ci avrebbe fatto già un discorso sul doppio senso della frase. Non so la carta di identificazione. Brother, dici la verità, che senso di tensione quando è un 1% di vita. Ovvio. Poi magari deve mettersi Matteus e giocare. Come cazzo non riesco a prenderlo dritto? Ma non sei santato. E non stiamo parlando di prestazioni sessuali. Ok, ce l'ho fatta. E io rompo qua, ok? Ok? È un momento rosso. Chi sei tu per me? Nishu! Ne ho ucciso 12. Di uno che soffre cancro all'intestino, è meglio di te. I soldati qua che si stanno lamentando. Io lo lascio andare. Se poi evita di non farti sparare. Li hai lasciati vivi. Io muoio. Ok. Allora, ora apri di sesamo. Ok, questa porta non si apre, devi andare da quella là. Open sesamo. Che è una delle poche che sei più. Uccidi. Posso uccidere? No, non lo puoi uccidere. Non è aprita. Uè, salve. Tanti saluti al governo. Ecco perché non lo so. Ma Capitan Ovvio, ma bravo! Non l'avevo capito. Io ho già capito, mi sa. Co. Si è fermata a co, meno male. Sì, ok. Ed è, c'è la vita di là, se ti grande. Finalmente. Ah. Che cos'è quello? Di Shrek. Appunto, lì c'è altra vita. L'ho vista. Cioè, no, non l'abbiamo presa prima. Ah, non è rimasta là. Ah. È perché La pompa della benzina non vale. Perché io mi ricordo così bene il gioco che ovviamente ci siamo già passati. Infatti, cioè. Perché io sono certo. Briotera. Certo. Mi pare ovvio, ma perché discuti sta roba? Perché ribadirlo? Attenzione che in questi cunicoli. Ok, ci sono i cunicoli. Nei cunicoli ci sono. Slenderman. C'è Slenderman. Aiuto. L'uomo senza faccia, sì. Con la faccia, perché secondo Kairo Slenderman è un'espressione facciale. Sì. Non so dove cazzo ha visto uno Slenderman così. Prima ci sgridate per Valve e poi lo chiamate Slenderman. Cioè, Slenderman, perché man è plurale. Esattamente, però noi non siamo britannici. Spider-Man. Io sì. Spider-Man. Perché fai il falegname? Basta. Serve del legname. Mio sì. Che cazzo dire? Le cravature! Che cazzo dire craftare? Oddio! Ma si può craftare un cervello per questo lavoro? Non devi andare di qua. Ma è andato via l'armatura! Ma perché ci sono le scale per condotti senza... Briote, oggi ti vedo... Attento... Oggi ti vedo... Che vomito! Briote, non ti ricordi che ti scatarrano addosso? Vedi che è dietro. Ma di chi te! È? Mi pare ovvio, no? Oddio! È palese! Sicuramente. Non è palese! È là sotto! Ma che? Cos'è? Porco! Cioè, guarda quanto è brutto! Porco! Guarda quanto è brutto, anche se non è un porco. No. È più brutto di Bob! Giochiamo alla roba. No, poverino, non si parla male dei morti. Ehi, Briotera non l'avrebbe mai detto questa balzi. Cosa. E sti cazzi. Oddio! Attento, ti fai alzare in aria, fermo! Ma quella è una busta della spesa sulla mano, non ho capito. Okay. Cazzo! Ma ti facevi saltare in aria, c'è finito un colpo. Aia, è infiammabile, credo. No. Si sono divertiti a metterci le. Prendi un altro piede di porco. Uno non. Piede di porco a Kimbo! Come quando a Skyrim usi due picconi. Due picconi. È ovvio. D'altronde il Briotera non gioca neanche a COD. Sarebbe una battuta che farei io. Che sono Matteus. Ovviamente. Ciao, Matteus. Piede di porca Kimbo! Ma smettete di ribadire chi siete, cazzo! Lo sappiamo sì, infatti, ogni tanto. È ovvio! Non c'è niente di strano! Oddio, mi ha spaventato! Ma è un coccodrillo! Ma è orribile! Guardatelo! Non possiamo cambiare il cadavere! Ogni tanto
mi dimentico chi sono, capito? Poveggino. Sembrava la mia professoressa di storia che avevo in testa. Ok. Okay. Chi è? Riote, non facciamo Riote, no. C'è una, stai fermo! Lo so che lo sai già, ma c'è una grata là sopra. L'ho notato. È ingrata quella stronza. Infatti cosa dovresti essere a quella grata, ma c'è... volevo dire Briotel. Vabbè, ma ha un doppio nome, si chiama Matteo. Matteo, Daniele, Egidio, Briotera. Esatto. Non so se posso... Cosa dovresti essere a questa grata? Non so se posso dire per privacy il mio cognome, però vabbè. Briotera l'avrebbe fatta questa battuta di merda. Cosa dovresti essere a questa grata? È ingrata. Ah, ovvio. Sì, ovvio, e non c'è lo zippo, sapete. Ma perché no. Ci sono le granate nei cunicoli? Non mischiamo le serie. Oddio. Un pollo. E il mio cuore mi si è fermato. Un attacco di cuore. Attenzione. Puoi scendere. No. Ci sono le scatole si rompono e quindi ti parano. Ah, ci dipingi le pareti. Come mio solito fare da Briotera quale sono. Le fottute. Attenzione qua quando scendi. Ma come cazzo fa a scendere di culo? Attento. Attento a non cadere come hai fatto in altre puntate. Che cosa avrà nel ti consiglio di premere F6 comunque per salvare. Un altro paio di piedi. In realtà no, sì. Lui non è Gorgon prima. Lui non è Gorgonzola. No, c'è la vita. È Gorgonzola. No, non è ragazzi. Cazzo. Cagate. Si preme per scendere da. Corri Jimmy. Premi. Bravo. Dicevo che questo farà tanto arrapare Matteus. Anche se tecnicamente lo spasso era sul tavolo dello scienziato di prima. Raga, ma questo lo so io, non lo sa certo. Ma parlare! Che vuoi, Kairos? Dicevo che sul fatto come fa a scendere le scale di culo. Lui in realtà non è Gordon Freeman, è un Super Saiyan. Che ha la coda dietro. No, ma o può essere anche froccio di culo, secondo me. È probabile. Sì. Allora, devi andare di là. Anche se lo sai già, comunque, perché lo so. Perché ovviamente Briotera sa come è il gioco. Entra qua. Installato là. E soprattutto il libro. C'è la cultura! È il signore degli anelli, non trattarlo male. C'è la cultura qui dentro. A me sembra. Cioè, non ha né immagine né titolo sulla copertina. Aspetta. Immagina quello che hai. Ok. Ok, devi salire sul treno. Se no, devi salire su quel trenino là. Ciuff, ciuff. Premier. È monorotaia, che non è una monorotaia. Premier. Ciuff, ciuff. Più premi W, più aumenti la velocità. Tra 3. Ecco, vai così, vai così. Voltare a destra. Mi sento. No, non sprecare proiettili perché tanto non ti possono fare niente. Allora. Tranne che ti scattarà addosso. Una cosa del genere, ti scatterà addosso. Comunque, infatti. E comunque, anche se lo sai già, premi F6. Ma che cazzo ovviamente in una ferrovia che Spider-Man l'occhio porco ok che aveva un altro nome che sicuramente Matteo si ricorderà. Non fare niente che fra poco arriva la sorpresa. Secondo me ancora vivo. Oh mio Dio, cazzo. Homer Simpson sarebbe fiero. Aia. Premio perché perché volevo farti volare. Ok. Volevo farti provare le perché Briotera sta avendo un vuoto di memoria. Ok, premier. Vabbè, così va bene lo stesso. Ma arriva. Sali sopra il treno. Sali di nuovo sopra il treno e non cadere nei rifiuti tossici. Ma penso siano belle cromate le adesso. Guarda com'è carino. Guarda com'è carino. Ma vedi che fa schifo. Sembra un cazzo gigante. Ora non. È orribile. No, premier per come siete cattivi. Ok, premi F6. Premi. Salva! Non ricordiamoci. Infatti che tu non hai molta abilità nel saltare. Ricordiamoci che tu non sai saltare. Infatti, quindi stai attento. Ovviamente. Ok, devi salire sui tubi. Sul tubo bello. Bello viscido. Sì. Sulla catapulta. No, sì, devi salire. Se devi entrarci dentro, c'è un buco palese. Cioè. L'ho visto, però chissà cosa c'era. Cioè, ma sei troppo nabbo, Ma Briotera sa benissimo che da sopra poteva esserci qualcosa. Sì, infatti, è vero, perché Briotera è un figo della miseria. Della perché. Madonna. Ok, siamo entrati in un altro. Mi sa che ti conviene. È un porco. Ti conviene ricaricare perché sei a 7 di brutto vita. Bastardo. Porco drillo. Guarda che cazzo ha fatto. Che macello.
Ok. Mamma mia. Ha fatto tutto. Ma quando urina sta animale, che fa? Vorrebbe vedere. Quando ti scatarra esce questo, mi immagino dall'altro buco cosa esce. Non la cosa è che quando caga c'è da vedere che cosa fa. Non lo voglio sapere. C'è nella vasca la bibbia. Devi salire. Sì, infatti c'è davvero. Non lo vedete. Devi salire dalle su sto tubo. Sul le scale. Devi salire sul tubo. Cioè no, perché su questo visto le scale, ma dove cazzo? Su quello su questo qua devi salire. Dal cubo sul tubo. Ma va risolto quel cubo. Dal cubo sul tubo. No, non è di rubo. Ah, c'è una scatola, è vero. Le scatole. Ah, perché lui non ha, lui parla con la scatola e non la cubo. Ma cosa cazzo? Sì, perché non aveva capito che era un cubo. Aspetta, okay, devi... aspetta, Briotera sta cercando di fare mente locale. Sì, infatti, perché non si ricorda bene questa zona effettivamente. Forse una di è una di quelle che hanno cambiato. No, vabbè, ma perché non mi butta dentro? Vai alle scale. Devi salire, È troppo radioattivo tutto aspetta. Questo. Ma come ecco, sì. È più logico effettivamente. Effetti, devi salire ora sul tubo, ora devi salire sul tubo. Ecco. Non è che diventi ovvio. Hulk per le radiazioni, no? Ah, e là c'è la vita sistema. Che vieni qua! Sentono che ti scatarra! Spasso! Fam! Lo spasso è una forza della natura. È uno spasso. Ma è una battuta che farebbe Briotera perché è infimo. Sentono! No, ma non lo ferma lo scatarro! Non stare aiuto, fermo con un film. Se fermava pure lo scatarro, guardate la. L'onda d'urto quella. La catapulta. Oh. No! Non stare fermo! Ma davvero la catapulta, eh! Ma perché la pistola non si scioglie? Ce ne stanno due! No, ma mi risponde, la pistola non si scioglie con l'acido. Perché? È una cazzo di. Perché il ferro non si scioglie con l'acido. Il ferro non si scioglie con l'acido, al massimo corrode. Ma là c'è tanta vita. È comunque una cosa che direbbe Briotera. Ci devi arrivare a vabbè. No, devi. Bravo, esatto, no, Briotera. Briotera, salvo. Te lo ricorderai, evidentemente. Cioè, e poi devi salire. Bravo. Esatto. Aiuto, stavo cadendo. E poi devi fare parkour. Non di là! Parkour! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Cammina su. Cardio Palma! No! No! Ok. Sembrava tanto Prince of Persia. Premier 1 per tornare a usare il pugnale al tempo. Briotè, hai fatto una sculata paura. Ti conviene più andare di là. Anche se c'è dell'armatura da questa parte non rischiamo. Ricordiamo che Briotè ha la febbre, sta giocando. Sì, ma non ho molta vita, infatti è quello. L'ascensore. Ce n'è, tranquillo. Ma me lo spiegate l'ascensore che va nello scatarra che serve? Per farti salire. Beh, forse prima non c'era lo scatarra. Oserei dirlo. Non mi pare normale che ci siano dei rifiuti tossici così in giro dentro una stanza random. Nel salotto di casa. Guardate, io ce l'ho un ascensore a casa mia. Che va nello scatarra? Certo. Magari l'ha fatto Mario. Sì. Quando non ti serve ti consiglio comunque di chiudere la torcia, nonostante comunque tu lo sappia già. Ma che poi non è che sono infinite ste pillole, no. Diciamo che Briotera, dopo aver giocato a Slenderman, si è abituato. Forse sì. E io ovvio che mi sono abituato. Si è abituato infatti, gioca nello scudo. Ma che cazzo? Ha fatto più un infarto! No. Altri due! Sprechi solo munizioni. Mi confondo sempre. Usalo qua. Se sai mirare. Ma Briotera non è bravo. Dove escono? Danne di farci! Maledetto! Escono dappertutto, escono dalle pareti pure! Ma che cazzo! Ti ha smerdato! Mi ha smerdato! Citazione a Ghostbusters. Ok. Ma escono altri. Sono là sul ponte. Tu vai avanti e falli fuori, basta un colpo. Una granata, cazzo! Ma che granata? Non sprecate munizioni. Cioè, stanno fermi per 5 secondi buoni, quindi. Cioè, il polifemo a forma di cane, praticamente. Sì, esatto. Si chiamano porci. Occhio porci. Sì. Cioè, Briotera farebbe notare che si chiamano Aundai. Se la smetti di chiamarli porchi occhi. Io li chiamo così. Edgrab. No, sono Edgrab perché in realtà io li chiamo. Com'è che li chiamo? Me so scordato. Come sei bello. Guarda com'è morto simpatico quello. Tutti muoiono simpatici. Sono simpatici. Ma dov'è quando serve Crash Bandicoot? Devi andare di là. Che
Che ti troppo le armi quando le rompe. Che rompe le casse. Che rompe le scatole. Devi andare di là. C'è un cazzo. No bueno, no bueno. Porca puttana, se smetti di pigliarti gli infarti ogni volta quando che le cose... premi F6, ti conviene. Sì, infatti. E quello morente, c'è un morente. C'è una fune. Sparalo. Sparalo. Ok. Che siano le tue ultime volontà. Ok. Ok. Allora, ecco, entra qua. Porca puttana. Questa qua è questa scena è, qua, è quasi integrale dalla versione originale del gioco del 97. Quindi figuratevi le scene scriptate, che novità che erano a quel tempo. Ma è una cosa che direbbe Biotera comunque. Ovvio. Sì. E io avevo... ok, arrivati a questo punto credo che... Aspetta. Ma secondo te ti succa l'anima se ci vai vicino? Infatti è quello, io vado di qua. Ok ragazzi, per questo episodio mi sa che... mi stiamo lasciando un po' con il clickbait. Aspetta, chi è questo? Ehi, silenzio. Questo sarà Bob 2 la vendetta, il ritorno. Raga, questo è mio. Sì, sono con voi. Okay. Saliamo di qua. Vedi di saltarlo, vedi se salta. Sì, prendi mio Dio! Perché ci sono, perché ti servo. È un po' difficile. No, no, no. Ti lanci le scatole. No, ci qua. Ci qua. Aiuto! Ok. È un po' difficile per questo. Ci metteremo una vita. Vediamo, se non ti riesci entro la prossima volta, droppiamo allora, la allora. Sei un nabbo. Sapete com'è allora. Sto qua, come è suggerito dalla guardia che là sotto senti i rumori. Quindi che devi fare? Devi accucciarti e lanciare una granata in una direzione, così loro si distraggono, e raggiungere le porte che troverai sul tuo percorso. Ma quanto è bravo Matteo, infatti non ho giocato una volta. No, non ci sono arrivato a logica perché sono una persona molto intelligente. Bravo. No, cucciato che ti sentono! Sono fiero di te. La mia logica dice che ti sentono! Io non lo so, ma non si sente di ragno, perché? No. Uno è esploso, giusto per dirti quello che fanno. Il Briotera è un... Ma si chiama Matteo, quindi. Ah sì, vabbè, il suo secondo nome. Matteo siamo Briotera. Siamo un po' troppo sotto per così dirlo. Comunque Briotera è il cognome. Io oserei dire che è meglio provarci la prossima volta, perché Briotera è un nabbo. Lo lascio fare a Matteus. Va bene. Ci salutiamo ragazzi. Arrivederci. Arrivederci per questo. Sì, arrivederci. Vi salutiamo per questo video pieno di, diciamo, di scambi crisi di personalità, crisi di identità, sapete, perché onestamente c'è qualcosa di strano. Io mi atomizzo. Sì, vabbè, ma... Per questo io mi atomizzo. Arrivederci. Arrivederci.